A volte le date segnano la memoria. Esse restano impresse a scandire momenti importanti nel divenire degli eventi. 28 giugno 1914. Questa data ha segnato un cambiamento epocale, a seguito del quale il mondo, così com'era, non fu più lo stesso. L'intero assetto del continente fu stravolto. Gli imperi centrali svanirono per lasciare spazio a una nuova Europa geopolitica, che poté trovare stabilità solo più di 30 anni dopo. Due guerre mondiali sarebbero state necessarie a che questo processo avesse luogo. A Sarajevo, quel giorno, i tempi erano maturi perché il vecchio mondo vacillasse, ma quello nuovo non poteva ancora neppure essere immaginato. Tanto sarebbe stato diverso. Si festeggiava il giorno del patrono San Vito e in quell'area di festa due colpi di pistola cambiarono la storia. Erano i primi segni di un futuro prossimo. Gli altri spari, tutti gli altri spari, nessuno li contò mai. Furono quei due proiettili che causarono la mobilitazione di più di 70 milioni di uomini, con la morte di oltre 9 milioni di soldati e almeno 5 milioni di civili. Ma questa tragedia era ancora nascosta nel futuro. Trenta giorni dopo fu la guerra. Venne la grande guerra. Da un'ora all'altra si chiusero i mari. Ogni importazione diretta s'arrestò di colpo. Noi avevamo basi solide e i magazzini di Trieste erano ben pieni. L'Italia neutrale era ancora commercialmente attiva insieme alla Svizzera e ai porti del nord. Da oggi però tutto si vende sulla nuova base del pagamento anticipato. Noi approfittammo per esigere i nostri vecchi crediti, per cui entrarono grandi somme di denaro e gli affari andavano ancora bene. Dal momento in cui l'Italia entrò in guerra, le condizioni mutarono profondamente. Il rifornimento di merci cessò immediatamente, a meno che non si fosse in grado di acquistare da mani più deboli sulla piazza. I depositi di Trieste si svuotarono però velocemente in seguito agli acquisti della clientela e alle consegne nel retroterra. In quanto casa di importazione, potevo stare con le mani in mano, potevo fare il profittatore di guerra, ovvero speculare e mercanteggiare con ogni tipo di merce, ma non erano queste le soluzioni di mio gusto. Ero troppo orgoglioso per farlo. Molti clienti, invece, sfruttavano la situazione con intenzioni disoneste, approfittandosi di circostanze impreviste e sorprese di natura economica o bellica. Così i crediti non furono onorati e i magazzini vuoti mi spinsero a sospendere l'attività. Tutti sanno che cosa feci. Nonostante i miei 57 anni, mi
mi presentai volontario per il servizio in montagna e, come consigliere alpino, Alpiner Referent, mi recai al fronte delle Alpi Giulie orientali. Le Alpi Giulie, in special modo nei luoghi della Val Trenta con il Triglav e del Val Saisera con lo Jofwart, il Montasio, erano state le montagne che avevano regalato in passato al dottor Kugi, alpinista, le emozioni più grandi e intense. Molte continue ascensioni da diversi versanti avevano lentamente costituito in lui una conoscenza dei sentieri e delle vie, ma anche delle cenge, delle selle, dei crinali, che pochi altri, se non nessun altro all'epoca, poteva vantare. In lui si era accresciuto un sentimento che solo le sue stesse parole riescono a rendere con completezza. Quando la mia tendenza alle altezze montane diventò sempre più irresistibile, mio padre si domandava spesso donde l'avessi. Il principio era lui. Egli fu il primo a parlare alla ragazza attento della bellezza affascinante dei monti. Lassù, diceva, l'aria tagliente pura, e il sole tanto mai luminoso, e l'erba breve e fitta e i fiori grandi e lucenti, e dal suolo, sai, salgono aromi e profumi. Ricordo esattamente il momento in cui udii per la prima volta il nome Alpi Giulie. Avevo domandato al mio istitutore che monti fossero quelli che nelle giornate limpide si vedevano sorgere al di là del mare, ed egli nominò le Alpi Venete e le Giulie. Il mio vago desiderio ebbe così una meta precisa. Le Giulie. Non so come. Il nome stesso mi parve una promessa. Quando mi apparivano sopra le alture del Carso, nel riverbero luminoso del mare, inondate di luce di sole nella loro calma solennità, così lontani, irraggiungibili, la mia anima le stringeva in un abbraccio, con tutta la violenza dei suoi sogni. Si fatte impressioni non si cancellano per mutare dei tempi, per la necessità del momento e neppure per l'avversità della vita. Era un rapporto di amore romantico che scaturì così in modo istintivo da una visione lontana oltre il mare, ma era un rapporto destinato a consolidarsi, divenendo dapprima intenso e poi indelebile. Costruito in una vita di arrampicate. Dopo ben 45 anni di ascensioni sulle Giulie, il dottor Kugi portava nel suo zaino una grande ricchezza. Era una dettagliata conoscenza dalla quale proveniva quasi un'intuizione nella ricerca del percorso migliore verso la vetta. Questo non poteva non servire, diversi anni dopo, l'alto ideale rappresentato dal difendere dall'attacco del nemico questi luoghi a lui così cari, fin dalla giovane età. ...1914. Alla fine di luglio, quando l'ultimatum alla Serbia si librò su di noi come un fosco segnale, stavo guidando alcuni giovani amici nel gruppo dello Jofwart. Gli girammo intorno e attraverso la forcella Mosè scendemmo nella valle del lago di Raibl. In tutta la vallata si sentivano echeggiare voci eccitate. Il guardaboschi richiamava i suoi aiutanti. Le donne cercavano i loro mariti che lavoravano nei campi o nei boschi in quota. Comprendemmo presto il motivo di tutta quell'agitazione e ne avemmo conferma dal finanziere che ci attendeva presso il Rio Torto. Mobilmachung! Mobilitazione. Il quadro si faceva sempre più animato, col procedere lungo il nostro cammino. A cave del predil sventolavano le bandiere. Un giovane che faceva parte della nostra comitiva non seppe più resistere. Il richiamo della patria gli era penetrato in cuore come viva fiamma. Ci abbandonò e proseguì subito per Tarvisio, dove si sarebbe arruolato come volontario. A Tarvisio molti giovani erano già stati caricati sui treni. Partivano. Partivano! Manifestavano il loro entusiasmo con canti e grida di gioia.
Erwin, questo era il suo nome, affacciato da un finestrino dell'ultimo vagone, si sporse molto in fuori, con un braccio levato ci salutò con uno squillante "Evviva!". Vidi così per l'ultima volta quel caro giovane. "Partono tutti?" chiesi. "Tutti, tutti, partono tutti. L'Italia è con noi! L'Italia è con noi!" fu la risposta. Com'è facile avere fiducia nei propri amici, eh? Ma ben presto si cominciarono a sentire detonazioni provenienti dalle valli di Dogna, Resia e Raccolana. L'Italia stava costruendo larghe strade nel cuore di queste montagne. I miei amici alpinisti si rallegrarono alla notizia. Da Trieste avremmo potuto raggiungere più velocemente Canin e Montasio per una via diretta, no? In realtà, poco dopo, quelle stesse strade sarebbero state utilizzate dalle artiglierie pesanti per intervenire su Malborghetto, Predil e Raibl. Così l'Italia era con noi. Tutto era dunque iniziato. Con il senno di poi si può dire che gli entusiasmi e lo sventolar di bandiere celavano un'enorme tragedia, ma sarebbe stato necessario iniziare a combattere, a morire, perché il senso della guerra divenisse manifesto. Molte vite si sarebbero perse in battaglie sanguinose, cruente, nella tutela di valori per molti versi autentici, la difesa, la patria, ma pur sempre insufficienti a giustificare il massacro. E poi iniziarono gli attacchi dal fronte italiano. Ora era chiaro a tutti a cosa servivano quelle nuove strade. Molte vite però si potevano salvare e proteggere, perché non fossero strappate e portate via dalla neve, dall'inverno, dalle slavine, dalle bufere, in una guerra che si stava prospettando essere strana, nuova, una guerra di posizione, per lo più in alta montagna, dove era impossibile sopravvivere se non si conoscevano alla perfezione i sentieri, le vie di arrampicata, i ripari e i nascondigli. A metà giugno 1915 mi sono volontariamente arruolato come Alpiner Referent. Lo consideravo un mio dovere. Dai giornali avevo appreso che Malborghetto veniva bombardata da oltre le montagne. Lo scenario dell'attacco erano proprio quei monti che nessuno conosceva quanto me. Si trattava delle Alpi Giulie e dell'amato mare blu di casa mia che sta ai loro piedi. Il mio pensiero, tutto questo doveva restare nostro. Sì. Chi crede che il referente alpino sia un uomo che, nonostante i tempi di guerra, passa il suo tempo sulle cime dei monti, si sbaglia. Il consulente alpino ideale, che intendo io, deve aver visto già tutto e conoscere tutto. Quando gli viene chiesto un parere, è ormai già troppo tardi per andare a verificare di persona. Egli deve conoscere ogni sentiero dei suoi monti, ogni gola, ogni cenge, ogni possibile passaggio. Allo stesso modo deve conoscere i versanti che sono in territorio nemico o in suo momentaneo possesso. Deve essere in grado di riferire, anche stando in ricovero, su che terreno si stiano muovendo pattuglie nemiche, quali difficoltà debbano esse superare per raggiungere un obiettivo. Deve sapere da quale quota sia possibile vedere una determinata posizione. Deve sapere quando e come sulle proprie montagne inizia la stagione invernale e deve sapere quando in primavera le pareti si liberano dalla neve formando pericolose valanghe e quali passaggi vengono ostruiti e quali invece restano percorribili. Deve essere maestro ed esperto in tutte le tecniche alpinistiche, aver la stessa padronanza su roccia, ghiaccio, neve. Talvolta mi è stato chiesto perfino di fare lo stregone per prevedere il tempo. L'alpino referent deve essere all'altezza di rispondere a qualsiasi domanda, deve aver sempre la risposta pronta ed essere infallibile nella sua materia. L'impresa per la quale egli predispone le basi non deve già mai fallire o naufragare a causa di disposizioni errate o insufficienti da parte sua. Non mi voglio sopravvalutare, ma nelle Giulie
Sono stato l'alpina referent ideale. Per quanto riguarda me, questa guerra avrebbe dovuto essere condotta 20 o 30 anni prima, quando avrei potuto presentarmi come un uomo diverso, giovane, vigoroso. In compenso, la mia esperienza e la mia conoscenza di questo territorio hanno potuto animare un reparto di militari che guardava a me con fiducia illimitata ed era sempre pronto a seguire ogni mia istruzione. Sì, erano affezionati al vecchio zio di montagna, con commovente premura e attaccamento. Non penso che un caso simile si possa ripetere. Il confine tra le opposte fazioni si poteva tracciare lungo la displuviale del fiume Fella, sulle creste delle montagne, sul lato sinistro della Val Canale, scendendo verso Pontebba, metà imperiale e metà monarchica. Dalla Valdogna, dalla Varresia, dalla Varracolana, gli italiani sparavano con i mortai verso gli obiettivi militari, ma colpivano anche i paesi. La guerra stava cambiando l'aspetto di questi luoghi, che ben presto furono abbandonati dalla popolazione perché divenuti troppo pericolosi. Anche sui monti si percepiva il disastro incombente. Che aspetto desolato assume la montagna in tempo di guerra. Non una lanterna che rischiara il tuo cammino. Nessun fuoco di bivacco arde vivido durante le soste. Non vi sono luci che ti possano inviare il loro cordiale benvenuto dal fondovalle immerso nella tenebra. Non si odono in lontananza i rintocchi mattutini delle campane e lo scampanio delle mandre al pascolo. Le maglie abbandonate, le stalle vuote, tutto parla solamente di miseria e affanno. Nessun richiamo di pastori, non echeggiano grida festose. La gioia è scomparsa. Nei valloni più alti vagano camosci impauriti. Non puoi restare allo scoperto per ammirare la splendida natura creata da Dio, al contrario, devi rimanere al riparo dell'ometto di pietra sulla cima e guardi in giro per individuare posizioni del nemico e cerchi il modo migliore per distruggerlo. Di fronte a te crepitano le mitragliatrici e il rombo dell'artiglieria viene centuplicato dalle pareti. La visione romantica dell'anziano alpinista era oscurata. La guerra esigeva il suo tributo di sofferenza anche dalla montagna e oltre al corpo anche l'animo era messo a dura prova, quasi sospeso in un luogo senza scampo né via d'uscita. Bisognava assoggettarsi ad una realtà tanto indesiderata quanto inevitabile. Nel fatale divenire degli eventi era indispensabile e strategico fronteggiare il nemico per fermare la terribile distruzione dell'attacco in atto. Il ruolo del referente alpino fu di importanza decisiva per individuare le nascoste posizioni degli avversari in modo da poter direzionare il fuoco di difesa. Ma si sa, chi attacca per primo è in vantaggio e il compito fu arduo. In valle si resisteva eroicamente, sotto i bombardamenti i soldati mantenevano la posizione. Eravamo saliti sopra il monte Lomec. Ai nostri piedi l'amata Valbruna era distrutta e incendiata. Molte case bruciavano ancora. Dall'altra parte la Val Saissera, con la sua magnifica porta spalancata, lasciava libera la visuale verso il massiccio dello Jofwart, che si ergeva di fronte in tutta la sua massima estensione, immensamente vasto e brillante di vividi colori per la neve appena caduta. Mai, mai avevo visto quei monti così belli. Tuttavia è un'altra immagine a rendere per me così indimenticabile quei giorni. Oltre ai boschi color rosso fuoco, guardavamo giù verso il forte di Malborghetto, forte Hensel. Giaceva là in alto, solitario, sopra la Val Canale,
in un silenzio mortale, abbandonato dagli uomini, fuggiti. Aveva i suoi basamenti devastati e le mura diroccate, ma indomito e fiero emetteva ancora del fuoco. Con la bandiera austriaca issata, consumato ad ogni attacco, era l'immagine della più ardita e intrepida resistenza dopo essere stato bombardato da 4.000 granate pesanti. Il mio cuore fu attraversato da un'ondata d'ardente orgoglio e di profondo amor patrio. Sì, di tutto ciò che nella mia vita ho potuto vedere dall'alto dei monti, è questa l'immagine che voglio ricordare per sempre. Per sempre, per poterla trasmettere alla gioventù. La tua fama non tramonterà mai, forte di Malborghetto, e i tuoi eroi non moriranno. In questa guerra in montagna bisognava essere arditi per occupare le posizioni più in quota. Molte erano già state nascostamente occupate dal nemico, che aveva avuto tutto il tempo per preparare l'attacco. Le creste, le innumerevoli selle tra le alte vette furono di importanza fondamentale. I soldati dovevano potervi accedere però in sicurezza, evitando di essere travolti dalle slavine sempre incombenti, e gli accessi dovevano passare attraverso sentieri non esposti al fuoco avversario. Le altezze dello Jofwart sarebbero stati punti di osservazione per postazioni militari decisive per il contenimento del nemico, che occupava la Racolana e Sella Nevea con la cresta del Montasio e la Valdogna, da dove sparava fuoco pesante. Considerata l'attuale situazione, conoscete una via per lo Jofwart che sia defilata dalla vista e dal fuoco nemico? Signor, sì, dalla carnizza di Camporosso lungo la gola di nord-est. Tutti gli altri versanti sono esposti all'osservazione e al tiro dell'artiglieria nemica. Ma la via risulta difficile al transito dei soldati? Molto difficile, sì. È un'ascensione di prim'ordine compiuta solamente poche volte fino ad oggi in tempi di pace. I camosci di lì non riescono a passare. Potete rendere accessibile quella via per truppa e armamenti? Signor, sì. Quanto tempo vi occorre a questo scopo? 24 ore per attrezzarla in via provvisoria e poi 3 giorni per il lavoro definitivo. Prego, allora la predisponga. Il colloquio con il generale di divisione si svolse a mezzogiorno. Alle 3 di pomeriggio la mia squadra da detta ai lavori, formata in tutta fretta e composta da Oitzinger e di Bona come capisquadra, e dai soldati Dugan, Innenkofler e Kirchwega, munita dalle necessarie istruzioni, con 15 chiodi da roccia, 200 metri di corda e poche assi per qualche scala di fortuna, già si apprestava per partire verso Rio Freddo. La mattina seguente portai personalmente altri 50 chiodi e ancora 200 metri di corda. 23 ore dopo ricevuto l'incarico, fu possibile comunicare telefonicamente dalla sella Prasnik che la nuova via attrezzata era stata ultimata. La sera dello stesso giorno fu possibile per la nuova guarnigione, sebbene con molta fatica e con l'impiego di tutte le forze disponibili, raggiungere il nuovo presidio sullo Jofwart. Erano 64 uomini, fra militari, operai e portatori. Tutto venne senza il minimo incidente. Il nemico s'era accorto che lo Jof si stava trasformando in un vero caposaldo. Cominciò quindi a lanciarvi contro granate di grosso calibro, aumentando progressivamente l'intensità della sua azione. La vetta aveva ripetutamente tremato per i tremendi colpi che l'avevano centrata, ma la posizione era mantenuta. Memore della straordinaria importanza di questa via, ho fatto in modo che, nonostante essa fosse una via prettamente estiva o autunnale, ne venisse costantemente curata la manutenzione. Ogni anno, appena fosse possibile, la facevo sistemare e migliorare ulteriormente, al punto che nell'estate del 1917 essa rendeva possibile percorrere la gola di nord-est in modo addirittura facile a chi non soffrisse di vertigine. Personalmente, durante la guerra, sono salito per 4 volte sullo Jof per vie diverse. Non rinunciai mai a fare pochi passi per scendere verso una povera tomba militare che si trovava nelle vicinanze ai piedi di una roccia.
Nei primi giorni dell'ottobre 1915, una slavina nella gola, quando questa via non si sarebbe dovuta percorrere, travolse 10 uomini. 2 delle vittime riposano là. Le altre giacciono ancora insepolte in una zona quasi inaccessibile. Difficilmente le persone e gli affetti a loro cari in vita potranno arrivare fino a lì. Tutte le operazioni militari in questi luoghi dovevano essere compiute da uomini addestrati alla permanenza in montagna, ma i soldati in forza spesso non disponevano delle conoscenze e delle esperienze necessarie per muoversi in luoghi così impervi e pericolosi. Per questo motivo era necessario ricorrere ad un addestramento specifico, lontano dalle linee nemiche. Ci servivano uomini addestrati soprattutto sotto il profilo alpinistico. A questo scopo, nella gola della Val Bartolo, nei pressi di Camporosso, venne fondata una scuola di roccia. Non esagero se dico che in quella scuola si formarono gli uomini con il miglior addestramento per l'alta montagna che l'esercito austro-ungarico avesse mai posseduto tutti insieme in un unico corpo d'armata. Un referente alpino, quale io ero, poteva garantire solamente un servizio parziale, se non aveva a disposizione soldati e ufficiali ottimamente addestrati alla montagna. Nell'ambito della brigata avevo scelto tutti coloro che mi sembravano adatti e nel frattempo chiesi anche che tutti i giovani alpinisti che mi frequentavano già in tempo di pace, in qualsiasi luogo si trovassero impegnati nella guerra, venissero convocati presso di me. La nostra scuola di roccia divenne ben presto famosa e fu spesso occasione per la brigata di offrire spettacolari dimostrazioni. Tutti coloro che vi assistettero rimasero veramente esaltati nel vedere tali prestazioni. Non mancavano però quanti guardavano a questa attività con una certa diffidenza. Il loro giudizio affrettato era: «Ya, compagnia turistica!» Quando però nel luglio del 1916 un gruppetto di questa compagnia turistica, contrattaccando il nemico che godeva di evidenti superiorità di forze, aveva riconquistato l'appena perduto Jof di Miesenjot, e quando con ammirazione si raccontava del tempo incredibilmente breve impiegato da questi uomini per assaltare la vetta attraversando pericolosi pendii e ripide pareti, coloro i quali avevano criticato tacquero. Così io potei proseguire indisturbato e intimamente soddisfatto nel mio lavoro, per il quale circa 700-800 uomini passarono dalla nostra scuola. Voglio ora raccontare un'azione che ebbe a rafforzare ancor di più la nostra fama. Il Kuglitsch è un promontorio, una sorta di torre, compreso nella parte centrale del Montasio, dal quale il nemico teneva sotto controllo un nostro osservatorio lì di rimpetto, posto sulla forca del Masso. Non v'era conversazione ove non si menzionasse questo sperone che sorvegliava tutta la parete settentrionale del Montasio, sperone dal quale eravamo ben controllati e anche impediti nello svolgimento di azioni militari di una certa importanza. Sotto il Kuglitsch si trovava una capanna di pastori che durante le mie escursioni alpine in tempo di pace avevo a volte trovato schiacciata da abbondanti nevicate, ma mai, mai portata via o interessata dalle valanghe. Quando, all'inizio del marzo 1916, vi furono abbondanti nevicate, conseguenza fu l'imperversare della morte bianca su tutti i pendii nevati. Niente sembrava essere al sicuro dalle valanghe. Eravamo in apprensione, ogni ora aspettando le sciagure che potevano accadere da un momento all'altro. Mi passò per la mente che forse il nemico, sotto pressione per il pericolo imminente che incombeva ovunque, ignaro però che il Kuglitsch fosse un luogo sicuro, potesse aver temporaneamente abbandonato questo caposaldo. Inviai una pattuglia per accertarmi della situazione, che fu confermata secondo le mie previsioni. Con esclusione di alcune sentinelle, la postazione risultava senza anima viva. E una più attenta osservazione accertò anche
che quelle sentinelle altro non erano che fantocci di paglia posizionati per simulare l'occupazione. Quel pomeriggio partirono 29 uomini dal nostro reparto destrato e al mattino seguente fui svegliato da un messaggero che recava la notizia: Kuglitsch occupato! Subito il mio cuore divenne raggiante di gioia per quegli uomini posti in salvo. L'occupazione del Kuglitsch non poté però essere mantenuta a lungo. Gli alpini italiani, sostenuti dal fuoco della loro artiglieria, posizionata nelle immediate vicinanze, scacciarono ben presto quegli arditi dalla postazione appena conquistata, ma ulteriore merito fu che solo uno di essi cadde, colpito all'addome, mentre gli altri poterono salvarsi, seguendo le indicazioni impartite e mettendo a frutto l'addestramento della scuola di roccia di Camporosso. Ci si era intanto ben resi conto che non bastava occupare bastioni, selle e crinali. Bisognava riuscire a portare fino sulle vette uomini e armamenti, in quanto queste posizioni elevate erano di particolare importanza. L'aviazione asburgica non era infatti in grado di raggiungere le altezze necessarie di almeno 4.000 metri, da cui poter osservare senza il pericolo per gli aerei di essere abbattuti. Si era quindi allestito un sistema sostitutivo di osservazione che trasmetteva informazioni di pattuglia in pattuglia, da un punto all'altro, da sella a sella e poi giù, fino a valle. Nell'ottobre del 1915 cadde talmente tanta neve che il pericolo di valanghe impediva rifornimenti a queste postazioni elevate e fu addirittura necessario organizzare un'operazione di soccorso per una guarnigione di soldati in grave difficoltà, isolata presso la vetta dello Jofuart. Qui, come ricovero, c'erano soltanto delle tende leggere. Furono necessari due tentativi di soccorso, in quanto il primo non ebbe esito a causa delle condizioni estremamente avverse. Il dottor Kugi guidò personalmente in modo eroico il secondo tentativo ed ebbe la soddisfazione di riportare a valle nel giro di 24 ore la prima squadra di soccorritori, sorpresa e immobilizzata dal maltempo, ma anche l'intera guarnigione. Ma ora la vetta dello Jofuart era sguarnita. Era necessario ricominciare da principio. Già a metà luglio del 1916 avevo riferito le mie proposte inerenti ai lavori da compiere per la prossima rioccupazione invernale dello Jofuart. Avevo raccomandato di iniziarli il più presto possibile. Il progetto si basava su due principi. Primo, occupazione invernale da concepirsi come spedizione artica. Gli uomini dovevano essere del tutto autosufficienti quanto ad approvvigionamenti. Secondo, in quota si sarebbe dovuto creare non il classico deposito di viveri militari, bensì un negozio di prelibatezze, sufficiente per abbondanti 7 mesi di permanenza. Queste idee ebbero il loro effetto, soprattutto la seconda, presso i giovani che s'offrirono volontari per l'impresa. Questa guarnigione invernale era composta esclusivamente da militari provenienti dal mio originario reparto di guide alpine addestrate alla perfezione. Come se la passasse lassù questa coraggiosa squadra, tutte le difficoltà che dovette affrontare e che superò splendidamente, sta a qualcuno di loro raccontare, magari mostrando anche le meravigliose fotografie realizzate. Io rividi questi ragazzi soltanto il 27 aprile del 1917. Erano scesi vispi e lieti. Dovunque trovassero dell'erba verde vi facevano capriole, tanta era grande la loro felicità. Ritengo in tutta sincerità che del negozio di prelibatezze sulla vetta non doveva esservi rimasto molto. Ancora una volta, una data segna un momento decisivo. 24 ottobre 1917. Il fronte si sposta verso sud dopo la vittoria di Caporetto.
Qui le truppe scelte tedesche sfondano e si aprono un varco, superando in un solo giorno di battaglia tutte le linee difensive del fronte italiano, colte completamente impreparate. In pochissimi giorni l'esercito imperiale è già a Gorizia, Cividale, Monfalcone e minaccia da vicino Udine, la città dove avevano sede e comandi, rifornimenti e riserve, che era anche il centro logistico nemico. Molti reparti italiani, anche se in maniera del tutto disordinata, resistono, altri si arrendono, altri si ritirano verso il Tagliamento, abbandonando la maggior parte degli armamenti e della logistica. La Valcanale, con le Alpi Giulie, non riveste più ora la stessa importanza bellica. L'avanzata verso l'Italia passa dapprima lungo la valle della Socia, con faticosi spostamenti di truppe, armamenti, animali e prigionieri, e poi da Caporetto, lungo il Natisone. Verso Cividale l'avanzata diviene più veloce per il dottor Cughi, che era chiamato a svolgere i suoi compiti su altri fronti. Da sola, questa battaglia, cui seguì lo spostamento del fronte sul fiume Piave, dove l'esercito italiano riuscì a riorganizzare le sue file, causò più di 10.000 morti e 500.000 di profughi. Noi eravamo scarsamente informati su quanto stava accadendo. Notizie dicevano che si era presa la conca di Plezzo. Schiere di prigionieri venivano fatte confluire incessantemente nella retroterra. Dal rombone della sella Prevala giungeva ancora il suono dell'artiglieria di grosso calibro. Poi giunse l'ordine di marcia. Davanti a noi traslitavano schiere di prigionieri italiani ed erano scene molto tristi. Tutti erano stremati dalla fatica e dalla fame. Ma dal momento che anche noi non avevamo niente da mangiare, non potevamo in alcun modo aiutarli. La mattina del 26 ottobre vi fu la certezza di aver ottenuto un successo veramente fantastico. Tutte le postazioni nemiche, dal Versich al Montenero, ritenute inespugnabili da noi e dallo stesso nemico, erano ormai nelle nostre mani. Gran parte degli uomini che le presidiavano sfilavano ora davanti a noi come prigionieri. Quasi tutti erano di buon umore. «Uè! Per noi la guerra è finita, paesà! È finita!» dicevano. Soltanto gli ufficiali di grado elevato passavano seri e silenziosi. Un capitano ferito che veniva trasportato dai suoi uomini guardava con tristezza le scene di questo terribile crollo. «Mi creda», disse. «Sangue nel mio cuore». Quel giorno incontrammo 5.000 o 6.000 prigionieri. Un colonnello d'artiglieria ci poté finalmente dire che Cividale e Udine erano in mano nostra. La strada, se così si poteva ancora chiamare, era un susseguirsi di fango e di pozze che si sprofondavano fino alle caviglie e a volte fino alle ginocchia. Erano stati gli innumerevoli passi e gli zoccoli nella pioggia a ridurre così quella via. Quanti animali da soma e quanti cavalli la percorsero vi trovarono la morte. Il mio cappotto era zuppo e sembrava pesare 0,5 quintale. Rimasi a lungo appoggiato a un albero. Ero senza fiato, sfinito, in luoghi che non conoscevo e che a malapena intravedevo tra le foschie. Il mio cuore sembrava non reggere. «Avanzate verso l'Italia!» Sì, e io avanzavo a tentoni. Guardavo fango. Affondavo nella melma di quella strada ridotta ormai a un canale. Sempre avanti, avanti, avanti. All'improvviso si aprì davanti a noi la gioiosa pianura friulana. Fu questo un momento forse il più emozionante di tutta l'avanzata: grandi estensioni di vigneti, pittoresche fattorie circondate da tralci di viti, tetti rossi in mezzo ad alberi disposti ordinatamente, campanili alti e sottili, sì. Dopo le cupe foschie dei rilievi, qui risplendeva una luce dalla delicatezza e dai colori indescrivibili. Sia la campagna che i centri abitati erano però affollati da truppe e da convogli in transito. E spesso erano così distrutti
da far pensare che v'avessero dimorato innumerevoli sciami di cavallette. Venite voi, sostenitori della guerra. Venite voi che state nei parlamenti, nelle assemblee, nelle vie cittadine, nei caffè. Provate a venire con noi per vedere cosa significa la guerra con i suoi orrori. Questa gente straniera mi piaceva moltissimo. Aveva sofferto molto, poiché il primo assalto era passato rovinosamente su di essa, ma nonostante ciò mantenne sempre un contegno molto corretto. Fu amichevole, distinta, dignitosa. Com'erano? Erano umili, erano rispettosi. E a me, personalmente, che potevo parlare nella loro lingua, dimostrarono grande fiducia e grande affetto. Durante questa lunga marcia lungo la regione pedemontana d'Italia, dell'Italia settentrionale, mi feci molti amici, e questo per me è un orgoglio non da poco. La guerra riecheggia ancora, ma alla fine la pace benedirà ogni valle e la vecchia tregua di Dio si poserà piena di grazia sopra le montagne. Fu in prossimità del Brente e del Piave che vi furono ancora sanguinose battaglie, ma poi l'inverno incombente costrinse tutti a trincerarsi in quella ormai consueta guerra che era di posizione e di trincea. Il dottor Cughi fu dislocato per un periodo a Feltre, poi a Cesio Maggiore, a Pedavena e a Fonzaso, e fu nell'amena cittadina di Villabruna che scrisse le pagine che narrano delle battaglie sull'Isonzo. Qui ritrovò un po' di pace, di serenità, forse aiutato anche dalla somiglianza del nome della cittadina che l'ospitava con la sua amata Valbruna. Raccontò i fatti di trovarsi in un ambiente che gli ricordava sommessamente la patria e la casa. Le sofferenze e le distruzioni causate dalla guerra sembravano essere le stesse anche in questi luoghi. Gli uomini erano abbrutiti al pari delle bestie da soma. Però il dottor Cughi aveva saputo restare umano sotto ogni aspetto, non aveva sparato nemmeno un solo colpo e la sua partecipazione al conflitto aveva avuto il solo scopo di difendere e salvare vite umane nel suo esercito, mettendo a disposizione le sue conoscenze. Il ritorno alle Alpi Giulie, dopo 3 anni di servizio, lo ritrova adesso stanco, invecchiato, ma la sua visione è ancora chiara e precisa. In cuor mio avevo desiderato di partecipare alla guerra italiana fino alla fine. La mia missione vera e propria, cioè la difesa delle Giulie, era in realtà terminata con la grande avanzata, sì. Tuttavia, 3 anni di servizio ininterrotto sul fronte di montagna mi avevano affaticato molto. Cominciai a percepire il limite che l'età imponeva alle mie prestazioni. Con la guerra anche casa mia aveva subito dei danni e non dovevo dimenticare che avrei dovuto tornarvi in condizioni tali da permettermi di ricominciare a lavorare. Così alla fine di giugno del 1918 chiesi di essere congedato. Passai per Pieve di Cadore, per Cortina, e poi attraverso Dobbiaco scesi a Villach e infine raggiunsi Tarvisio. Per la prima cosa visitai la Val Saisera. Sarei stato troppo stanco per un'uscita più impegnativa. Trovai Valbruna bombardata, distrutta, incendiata e ridotta in macerie, triste, triste proprio come l'avevo lasciata. La via del paese era deserta, ma in ogni casa si sentiva battere e martellare. Tutti cercavano di ricostruire la loro vita lì, sopra quelle macerie. Si diceva che anche la mia amata guida, Anton Heutziger, sì, fosse ritornata, ma non era in paese. Lo cercai al suo stavolo all'uscita della Zafratta.
Mi avvicinai sentendo risuonare un gran rumor di colpi d'ascia e martellate. Al mio richiamo, lui uscì con l'ascia in mano. Era molto invecchiato, molto deperito e trascurato. Le preoccupazioni avevano scavato nel suo viso dei segni che mi commossero. Aveva trascorso 3 anni da profugo lontano dalla casa natia. Il suo primogenito era disperso oltreoceano, il secondogenito prigioniero di guerra in Italia, e oggi la sua casa era distrutta e il suo terreno trascurato e devastato. Tutto ciò può togliere ogni volontà di vivere. Ci stringemmo lungo le mani, raccontandoci le nostre avventure. Lo Jofuart e il Montasio guardavano verso di noi dalle loro sommità luminose. Io lo rassicurai dicendogli che era ancora il contadino più benestante di Valbruna, sì, e che tutto sarebbe andato per il meglio, va! I suoi occhi si illuminarono. Poi riprese la mannaia dicendo: devo costruire un riparo per il bestiame. Mentre mi allontanavo, i solerti colpi della sua ascia mi accompagnarono a lungo. Tac, tac, tac. Sì, è questo l'insegnamento, l'ammonimento, l'ordine. Con l'accetta in mano e con molto coraggio ricostruire la nuova esistenza. Tac, ta-tac, in tutti i nostri distretti risuonino oggi le martellate, i colpi delle nostre accette. Così costruiremo le basi per un futuro migliore. Ma ancora una cosa il dottor Kugi scrisse sulla guerra nel suo libro intitolato La mia vita nel lavoro per la musica sui monti. È una frase che racchiude un destino ormai compiuto. Chi avrebbe mai potuto solo lontanamente supporre che un assetto politico che durava da oltre 1000 anni sarebbe stato cancellato così repentinamente? Che cosa ora riservava il futuro? Etnie sradicate dalle antiche tradizioni, dagli usi, dai costumi, confini tracciati senza alcuna attenzione alle popolazioni, con la conseguenza di creare migliaia di stranieri in patria. E a questo ulteriore sacrificio che si stava delineando, come al solito richiesto agli ultimi, già il dottor Kugi guardava dagli occhi della sua personale disperazione. Ho posto al servizio della patria che stava morendo, e senza esitazioni, il mio sangue e i miei beni, la vita e anche la salute. Simile ai 2 leoni forgiati nel bronzo che sono al Predil e a Malborghetto, entrambi feriti a morte. Anch'io ho resistito forte e fedele fino al crollo mortale. Oggi è finita. Adesso tutto è passato. Qui c'è gente nuova. E il mondo comincia appena.